Il re rispose: «Vedo che in questo caso è necessario non diffondere la notizia che gli uomini stanno chiedendo la tua mano, poiché in precedenza era usanza delle figlie dei re lasciare che arrivassero 3 pretendenti o più e non accettare il primo. Ci sono molti re che sono educati meglio di Helgi». Aud replicò: «Non ha molta importanza che tu mi chieda o no di questo, perché so che hai già preso la tua decisione e le cose non andranno come voglio io. È improbabile che tu trovi un buon partito per me. Devi avere qualcos'altro in mente per me». Il re si alzò e rispose: «Hai indovinato. Non avrai mai re Helgi, e quanto più lo agogni, tanto più sarà improbabile». Ora lui incontrò re Helgi e gli disse che aveva dato dei consigli in materia per sua figlia e disse di aver agito con la massima discrezione, ma le sue risposte sembravano sciocche, malgrado tutto il tempo che ne avevano discusso. Disse che non c'era nessun figlio di re che le sembrasse un degno marito, tanto era cresciuta la sua insolenza. Nondimeno concesse ancora di discutere l'argomento in oggetto. «Ma per come stanno le cose, non serve a nulla». Helgi andò a casa e Rairek, suo fratello, ne sentì parlare. Mentre era a casa nel regno, gli amici di Rairek lo spronavano a sposarsi. Quello gli stava bene e loro gli consigliarono di chiedere la figlia di re Ivar, che in quel periodo era il re più famoso. Riteneva improbabile poter ottenere la sua mano, poiché suo fratello non c'era riuscito ed era molto più illustre in ogni aspetto. Loro dissero che non l'avrebbe ottenuta se non l'avesse chiesta, e per lui non sarebbe stata una disgrazia anche se la donna l'avesse rifiutato. Allora Rairek presentò l'argomento a suo fratello e chiese il suo consiglio. Helgi disse che era un'idea eccellente se riusciva ad averla. Disse anche che non sapeva chi l'avrebbe ottenuta, ma chiunque l'avesse conquistata sarebbe stato fortunato. Ora Rairek chiese a Helgi di andare a chiedere la donna per lui. Helgi disse che sarebbe andato, ma si aspettava che non servisse a nulla, proprio come prima. Helgi andò in Svezia per incontrare re Ivar e lì fu ben accolto, come prima. Era lì da poco quando menzionò la faccenda e ora chiese Aud per conto di suo fratello. Il re rispose in tono cupo e disse che la sua richiesta era sciocca. Disse che non c'era speranza. «E mi domando perché tu sia venuto con questa richiesta. Se non ha ritenuto adatto andare con te, perché mai vorrebbe qualcuno molto meno illustre?» Helgi disse che Rairek non era meno degno di lui stesso in alcun senso, ma non era ugualmente famoso, motivo per cui era sempre a casa nel regno e pertanto di lui si parlava meno. Gli chiese di portare il caso davanti ad Aud. Il re disse di essere riluttante e di aspettarsi una risposta negativa da lei, come prima. Il giorno successivo convocò sua figlia da lui per un incontro privato e disse che re Helgi era venuto a chiederle la mano per conto di suo fratello e vuole conoscere la tua risposta a questa richiesta. Le rispose che stavolta non doveva andare come prima. Non avrebbe mostrato una tale mancanza di rispetto al viaggio di Helgi e avrebbe accolto l'offerta di essere data a Rairek. Il re rispose: «La tua risposta per me non ha valore. Non so come pensi di procurarti un marito se rifiuti l'offerta di ogni re che chieda la tua mano. Penso che presto diventerai ingestibile se non accetterai il nostro consiglio». Lei rispose: «Parlare di questo con me ora non cambierebbe nulla, proprio come prima. Devi aver già stabilito quale marito io debba avere. Che io sia data a Rairek o a un altro uomo non cambia il fatto che a causa tua avrò un pessimo marito». Il re se ne andò e si incontrò con Helgi. Lui chiese come fosse proceduta la sua missione. Il re rispose che lei era molto presa da lui. «Si dice che mia figlia sia la più saggia tra le donne, ma sarebbe una grandissima sciocca
se non scegliesse altro corso che opporre un rifiuto a un re come te. Ti stimo molto più di Rairek. Mi sembra molto probabile che lei otterrà ciò che ha chiesto per sé. E così conclusero il loro accordo. Lui promise sua figlia a Rairek. Ora lei si preparò per il viaggio con Helgi. Partirono e quando lasciarono il regno di Svezia, discussero tra di loro come fosse andata la faccenda e di ciò che re Ivar aveva progettato per ciascuno di loro. Ora giunsero al regno di Selandia. Rairek udì del loro arrivo e inviò cavalli da equitazione e una grande scorta a incontrarli. Ordinò che fosse preparato un banchetto e a quel banchetto portò Aud come sua moglie. Helgi rimase a casa in Selandia quell'inverno e quell'estate andò a razziare, come era sua abitudine. Rairek ebbe un figlio da sua moglie e gli fu dato il nome di Harald. Questo marchio c'era su di lui, c'erano denti sulla sua fronte ed erano grandi e di colore dorato. Era alto e bello d'aspetto e quando ebbe 3 anni era grosso come un ragazzo di 10.